Allora, sulla torsione che cosa abbiamo fatto nella lezione precedente? Abbiamo studiato il caso di una trave con sezione circolare soggetta naturalmente al momento del centro. E rivediamola un attimo rapidamente insieme, vediamo le equazioni che governano il problema della trave con una sezione circolare. La sezione circolare è caratterizzata da avere un certo raggio R, ok? E noi siamo partiti dal definire, dal cercare di comprendere come era fatto il campo degli spostamenti. Il campo degli spostamenti in particolare era fatto così. U1 uguale meno U2 x con 3 teta grande. U2 uguale x1 x 3 teta grande, U3 uguale 0. Allora, questi erano gli spostamenti, va bene? Sulla base di questi spostamenti la prima cosa che abbiamo fatto è abbiamo calcolato le deformazioni. Le deformazioni le scrivo qui sotto. Era facile verificare, l'abbiamo fatto nella lezione precedente, che la deformazione epsilon 1 1 2 2 3 3 1, 2, tutte queste sono tutte pari a 0, va bene? Le uniche diverse da 0 sono le epsilon 1, 3 e 2, 3. Queste epsilon 1, 3 e 2, 3 le abbiamo organizzate in un vettore gamma, ok? Che erano le uniche diverse da 0. Il vettore gamma, appunto, era fatto così: 2 volte epsilon 1, 3, 2 volte epsilon 2, 3. Altro non è che, appunto, epsilon 1, 3 sarebbe la derivata di 1 rispetto a 3 più la derivata di 1,3 rispetto a 1. Ovviamente la derivata di 1,3 rispetto a 1 è 0, perché 1,3 è 0. Bene, quindi vi ripeto, la 2 volte epsilon 1, 3 è solo la derivata di 1 di 1 rispetto a 3, e quindi viene, facendo la derivata di 1 rispetto a x,3, viene meno x,2 per teta, ok? Quindi facendo queste derivate veniva facciamo così, scriviamolo, meno x,2 per teta, e invece 2 volte epsilon 2, 3 bisogna fare la derivata di 1,2 rispetto a 3 e viene x,1 per teta, che abbiamo derivato rispetto a 3, ok? x,1 tutto quanto ovviamente per teta, e questo l'abbiamo scritto come x ortogonale per teta. Bene, x ortogonale per teta, d'accordo? Dal legame costruttivo abbiamo ricavato le tensioni, ok? Allora, le tensioni ovviamente, poiché tutte queste deformazioni sono tutte nulle, automaticamente avremo che sigma 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, queste sono tutte quante nulle. Per cui le uniche tensioni diverse da 0 sono le sigma 1,3 e 2,3. E anche queste due sigma, 1,3 e 2,3, le abbiamo organizzate in un vettore che abbiamo chiamato tau. Tau è un vettore i cui componenti sono sigma 1,3 e sigma 2,3, va bene? E si ottengono semplicemente moltiplicando per g i due scorrimenti angolari, le due componenti di questo vettore gamma. Quindi, voglio dire, possiamo scriverle in componenti se vogliamo, cioè g teta che moltiplica questo vettore meno x,2 x,1, ovvero ancora g teta che moltiplica il vettore, appunto, x ortogonale, come abbiamo scritto qui. Ok? Poi ci siamo chiesti, ma queste tensioni sono in equilibrio? E allora, le equazioni di equilibrio, che cosa ci dicevano? Le equazioni di equilibrio, le equazioni definite di equilibrio, il nome, che è tutto il nostro oggetto trave, diventano queste. Sigma 1, 3 derivato rispetto a 3 uguale 0, era la prima equazione. Sigma 2, 3 derivato rispetto a 3 uguale 0, il che significa tau derivato rispetto a 3 uguale a 0, cioè le due componenti derivate rispetto a x con 3 uguale a 0. E poi l'altra equazione era che sigma 1, 3 derivato rispetto a 1 più sigma 1, 3 derivato rispetto a 2 deve essere uguale a 0. Beh, la terza equazione. E questa equazione, se vogliamo, la possiamo scrivere in maniera molto sintetica così: divergenza di tau uguale a 0.
che la divergenza altro non è che la somma delle derivate parziali delle due componenti, no, del vettore. Quindi la prima componente derivata rispetto a 1 più la seconda componente derivata rispetto a 2, la divergenza. Beh, allora, che cosa accadeva? Sono soddisfatte queste equazioni? Noi ci domandavamo. Beh, sono soddisfatte perché? Perché se vediamo l'espressione della tau, la tau non dipende da x con 3, ok? G è il modulo elastico materiale omogeneo, quindi non dipende da x con 3. Theta è l'angolo unitario di torsione, che abbiamo detto è una costante, non dipende da x con 3. X ortogonale è un vettore che contiene le due componenti x1 e x con 2, bene. Quindi tutta questa espressione della tau non dipende da x con 3, per cui la derivata rispetto a x con 3 è sicuramente 0. Quindi questa è sicuramente soddisfatta. Va bene? Nel fare la divergenza di tau, si tratta in sostanza di fare la divergenza di questo vettore qui tau, va bene? La divergenza di questo, che sarebbe g theta la divergenza di x ortogonale, ok? G theta la divergenza di x ortogonale, e ovviamente anche questo è zero, perché la divergenza di x ortogonale significa fare la prima componente derivata rispetto a 1 più la seconda componente derivata rispetto a 2, e ovviamente la prima componente derivata rispetto a 1 è 0, la seconda componente derivata rispetto a 2 è 0, quindi anche questa equazione è automaticamente soddisfatta. Bene. E poi ci sono le condizioni al contorno, e abbiamo in particolare le condizioni sul mantello. Le condizioni sul mantello le abbiamo già viste varie volte, ma insomma le condizioni sul mantello si trasformano semplicemente nella condizione che tau scalare n deve essere uguale a 0. Questa è la condizione sul mantello. Bene. Allora, ma tau sostanzialmente è dato da questa espressione qua, va bene? Quindi abbiamo che tau è dato da questa espressione, la voglio riscrivere. Tau è uguale a g theta x ortogonale. N nella sezione circolare, la n, se andiamo in un punto qualsiasi e vogliamo determinare la n, voglio dire, non è altro che data dalla x diviso la sua norma, va bene? Perché dove x è il vettore che individua il punto che ho scelto, va bene? Perché è perfettamente allineato, il vettore x con la n. Quindi la n è uguale a x diviso la norma x. E quindi voglio dire, quando faccio il prodotto scalare tra tau e n, sto facendo sostanzialmente il prodotto scalare tra l'x ortogonale e la x, e sono ortogonali fra di loro per definizione, quindi automaticamente è soddisfatta, quindi è zero. Bene, poi c'era da verificare che sulla base, per esempio con L, ma abbiamo visto che la distribuzione delle tensioni tangenziali è costante, non dipende da x con 3, quindi su una qualsiasi sezione retta della trave, la risultante di tutte le tensioni sia semplicemente, cioè sia nulla, la risultante sia nulla, e invece il momento risultante sia solo il momento sorgente. Allora, che lo sforzo normale, il momento flettente siano nulli, non c'è dubbio, perché le sigma delle tre sono tutte zero, non ci sono, quindi è tutto zero. Dobbiamo verificare che la forza di taglio è nulla e che il momento torcente può essere diverso naturalmente da zero. Va bene? E l'abbiamo fatto e abbiamo detto la forza di taglio V altro non è che l'integrale sull'area delle tau in dA, ok? Ma le tau altro non sono date che da questa espressione qui, va bene? Quindi sarebbe uguale a gθ integrale sull'area di x ortogonale in dA, va bene? E l'x ortogonale, l'integrale di x ortogonale sarebbe il momento statico ortogonale, va bene, perché c'è l'x ortogonale, va bene? Il momento statico ortogonale, ma avendo scelto il sistema di riferimento baricentrico, ovviamente è 0. Quindi questa è 0. Automaticamente. Non c'è risultante. Va bene?
Sul momento risultante, come abbiamo fatto? Abbiamo detto, bene, il momento risultante, prendo un po' di spazio, mt, è uguale all'integrale sull'area di x con 1 sigma 2 3 più, scusatemi, meno x con 2 sigma 2 3 in area. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sostituire al posto di sigma 2 3 e sigma 1 3 le espressioni che troviamo sostanzialmente da questo vettore tau. La sigma 1 3 sarà uguale a g teta meno x con 2 e la sigma 2 3 sarà g teta per x con 1. Ok, lo sostituiamo e ovviamente che ci verrà? Ci verrà g teta integrale sull'area e poi ci verrà x con 1, guardate, sigma 2 3 x con 1 per x con 1, quindi un x con 1 al quadrato, vi ricordate? E da quest'altra parte abbiamo meno x con 2 per sigma 1 3, ma sigma 1 3 è meno x con 2, quindi meno per meno, più x con 2 al quadrato. Tutto quanto in DA. E questa quantità, cioè l'integrale di x con 1 quadro più x con 2 quadro, è il momento di inerzia polare, si chiama. E questo è g theta per i punti. Fatto questo abbiamo sostanzialmente completato, perché a questo punto risolviamo, ricordiamo che questo è il nostro dato del problema, l'MT è la sollecitazione che è assegnata, nota questa quantità, risolviamo questa equazione rispetto a teta e ricaviamo teta. Bene? Una volta che abbiamo teta, abbiamo risolto completamente il problema, perché vuol dire che conosciamo gli spostamenti in qualsiasi punto, conosciamo le deformazioni in qualsiasi punto, perché teta è diventato noto, va bene? Conosciamo le tensioni in qualsiasi punto e abbiamo finito. È tutto qui. Ok? Bene, questa veniva dall'idea che sostanzialmente la cinematica di questo corpo soggetto a torsione era governata dal fatto che se prendiamo la generica sezione, questa subisce sostanzialmente una rotazione, come dire, rigida intorno all'asse della trave. Va bene? E questa rotazione rigida, infinitesima, è, come dire, è rappresentata da questa forma del campo degli spostamenti. Va bene? E inoltre appunto un 3-0, cioè la sezione appunto era ovviamente era piana e a deformazione avvenuta è rimasta piatta. Bene, ha subito solo una rotazione, basta. Allora, se pensiamo a una sezione circolare, tutto questo ci funziona molto bene. Naturalmente non ci possiamo accontentare di risolvere solo il problema della sezione circolare, vogliamo prendere una sezione, come dire, generica, va bene? Potrei disegnare per esempio una sezione rettangolare o un'altra sezione, prendiamo veramente una sezione generica, va bene? La sezione generica è fatta così. Beh, diciamo che sia questa per esempio. Ok? E immaginiamo su questa sezione generica di scegliere ancora una volta un campo di spostamenti che è rappresentato in questo modo. In questo modo qui. Cioè, diciamo, va bene, la soluzione che abbiamo scelto per la sezione circolare, va bene? Immaginiamo che possa andare ancora bene anche per la sezione generica, perché no? Per dire, no? Va bene, allora, ovviamente se questa soluzione deve funzionare per la sezione generica, vuol dire che tutte le equazioni che abbiamo scritto, anche per la sezione generica, devono essere valide, devono essere tutte soddisfatte. Va bene? Allora vediamo se nel verificare queste equazioni da qualche parte non ci intoppiamo, non ci fermiamo. Controlliamo. Allora, immaginiamo che adesso stiamo facendo riferimento a quella sezione lì, la sezione generica. Dico, il campo degli spostamenti è questo. Va bene. Sto pensando che sta subendo una rotazione. D'accordo? Mi trovo le deformazioni. Ovviamente le deformazioni sono le stesse. Adesso, che la sezione sia circolare o generica, e devo fare le derivate di queste quantità, mi viene a dire questo, non c'è nessuna variazione. Bene.
Dopodiché mi posso calcolare le tensioni, come me le calcolo? Dal legame costitutivo. Adesso voglio dire, se la sezione è circolare o è generica, le equazioni del legame costitutivo sono le stesse. Quindi mi viene la stessa, esattamente, viene la stessa forma per le tensioni tangenziali. Vado avanti. Allora, se queste equazioni, se queste tensioni tangenziali, l'abbiamo già visto prima, erano equilibrate, continuano ad essere equilibrate, non abbiamo cambiato nulla. Quindi se queste equazioni erano soddisfatte prima, ancora continuano a essere soddisfatte. Mi pare? Quindi non c'è nulla di strano. Andiamo, allora, fino a qui, come dire, abbiamo percorso tutto, è tutto perfettamente ok. Andiamo sulle condizioni al contorno e cominciamo col mantello. E la condizione da soddisfare è questa condizione qui. Le tensioni tangenziali sono date da questa formula. E quello che cambia nella sezione generica è questo. Vi faccio un disegnino per farvi capire che che la n non è detto che sia allineata con x. Perché, guardate, se io prendo la sezione generica, mettiamo che questo sia il baricentro della mia sezione generica, prendiamo un punto qualsiasi del contorno della mia di questa nostra sezione, per esempio prendo questo punto qui, individuato da questo vettore qua che è x, lo vedete? La normale al contorno è, diciamo, questo vettore qui, questa è la normale al contorno, ok? E si vede che la x e la n non sono più allineate, cioè si vede proprio graficamente al disegnino che ho fatto, ok? Ovviamente questo lo posso vedere anche nella sezione rettangolare. Io prendo la sezione rettangolare, sto qui, vado su una x fatta così, questa è la mia x, questa è la sua n. Non sono allineati, non sono allineati. Che significa? Che la x, scusatemi, che la n non la posso scrivere come x diviso la sua norma, non è allineato, non è coassiale con la x. Bene. E il che significa automaticamente che non riesco allora a soddisfare questa condizione qui, tau scalare n uguale a 0. È qui che mi nasce il problema. C'è la sezione generica, non riesco in maniera automatica a soddisfare questa condizione. Chiaro? Allora vuol dire che devo ovviamente fare tutto un passo indietro, ritornare dall'inizio e cambiare qualche cosa sin dall'inizio. Perché voglio dire, tutto quello che siamo arrivati fin qua è tutto conseguenza della scelta iniziale sul campo degli spostamenti. Se devo cambiare qualche cosa, devo cambiare qualche cosa sin dall'inizio, cioè sul campo degli spostamenti. L'ho spiegato? E in realtà, voglio dire, si può capire anche più o meno facendo un esempietto, adesso ve lo risparmio, che mentre è ragionevole pensare, vista l'assial simmetria della sezione circolare, che la sezione inizialmente piana, subendo una rotazione, rimane ancora piana, quando appunto la sezione è circolare, questa idea è ragionevole pensare che sia così, quando la sezione è generica, cioè perde l'assial simmetria della sezione circolare, ebbene, insomma, questa ipotesi che la sezione piana resti piana, diciamo, non è facilmente intuibile, non è assolutamente detto. Ecco, non è assolutamente detto. Quindi noi quello che dovremmo pensare è che la cinematica ancora sarà governata dal fatto che la sezione subisca una rotazione. Però non è detto che la sezione rimanga piana, cioè che lo spostamento u con 3 sia pari a 0. Ok? Dovremmo pensare che la sezione magari possa subire degli spostamenti fuori del piano, cioè possa fare una cosa del genere. Va bene? Non so se avete capito, avete intuito con la mano quello che voglio indicare. E questo tipo di deformazione fuori del piano si chiama ingobbamento, è l'ingobbamento della sezione. Ok? E allora dovremmo pensare di cambiare la forma del campo di spostamenti, ma non tantissimo, non dobbiamo cambiarla tanto, la dobbiamo cambiare sostanzialmente nella terza componente, ok? Solo nella terza componente, perché le prime due, vi ripeto, danno l'idea della rotazione intorno all'asse della barra.
Allora, facciamo la tensione della sezione generica. Allora, ovviamente se voglio fare la torsione della sezione generica cambio il disegno e mi riporto questo disegno che ho fatto nella lavagna di dietro, me lo riporto davanti. Questa è la mia sezione generica, bene? Questo diciamo è il baricentro, bene? E, bene, allora l'idea è che la U con 3, bene, non sia zero, sia una funzione, e questa funzione si chiama funzione di inglobamento omega, e guardate, la scelgo sin dall'inizio come una funzione di x1, x2, capiremo subito perché non dipende da x con 3, questo lo capiremo immediatamente. Perché devo prenderla che non dipenda da x con 3? Beh, perché ovviamente io voglio ancora una volta che le tensioni 1, 1, 2, 2, 3, 3 siano 0. Per essere sicuro che le tensioni 1, 1, 2, 2, 3, 3 siano 0, devono essere 0 le deformazioni 1, 1, 2, 2, 3, 3. Le 1, 1 e 2, 2 ovviamente già sono 0, perché sono le stesse di prima, non le abbiamo cambiate, quindi sono già 0. Se cambiamo questa, deve succedere che la epsilon 3, 3 deve essere 0. Cioè, ma la epsilon 3, 3 non è altro che la derivata di u con 3 rispetto a 3. Quindi u con 3 non deve dipendere da x con 3. Ecco qui. Quindi u con 3 deve essere una funzione solo di x1, x2, per cui la funzione di inglobamento omega è funzione solo di x1, x2. Bene? Ovviamente nel momento in cui io introduco al posto dello 0 qui una funzione omega, e naturalmente tutto quello che ho scritto dopo mi cambia, un pochino almeno mi cambia, qualche cosa mi cambierà, va bene? Allora vediamo come cambia. Ok, naturalmente l'epsilon 1 1, come dicevo prima, è rimasto 0, perché è la derivata di questo rispetto a 1, questo non l'abbiamo cambiato, è sempre 0. L'epsilon 2 2 è 0, l'epsilon 3 3 abbiamo appena detto che la volevamo 0, è 0 infatti rimane, e l'epsilon 1 2 dipende da questi due componenti, non l'abbiamo cambiato, 0 e 0. Mi cambierà questo vettore gamma, va bene? Perché quando vado a fare la derivata, quando vado a calcolare la gamma 1, 3, come dire, va bene? Tra la 1 e la 3, devo fare questo derivato rispetto a 3, è quello che abbiamo fatto prima, però adesso c'è anche questo contributo, no? Cioè u con 3 derivato rispetto a 1, che prima era 0, non c'era. Ci siete? E allora io faccio così adesso, guardate, cancello un po' di cose e aggiungo i termini che diciamo prima non c'erano. Allora, che c'ho? Scusatemi, si fa omega per teta, mi sono dimenticato il teta. Omega per teta, non mi viene di mettere il teta, ok? Cioè la funzione di ingobbamento moltiplicato l'angolo unitario di rotazione ci dà la u con 3, ok? Benissimo. Allora a questo punto facciamo queste derivate, devo fare u con 1 derivato rispetto a x con 3, va bene? Mi viene meno x con 2 per teta, il teta ci sarà dopo per tutti, quindi non lo lascio, lo scriverò dopo, però ci devo aggiungere anche u con 3 derivato rispetto a x con 1, e quindi sarà la derivata parziale di omega rispetto a x con 1, ovviamente ancora una volta moltiplicato per teta, quindi più omega 1 tutto moltiplicato teta, va bene? Andiamo alla seconda componente di questo vettore gamma, e devo fare u con 2 derivato rispetto a 3, eccolo qua, mi viene x con 1 per teta, bene? E poi devo fare la derivata di u con 3 rispetto a 2, ok? E mi viene omega derivato rispetto a x con 2. Tutto quanto per teta. Va bene? Questa formuletta la possiamo scrivere come teta grande che moltiplica, allora guardate, la somma di due vettori,
1 è questo vettore qui, lo vedete? Che sarebbe l'x ortogonale, l'abbiamo invocato varie volte. Bene. E l'altro è questo vettore qui. Che cos'è questo vettore? È un vettore che ha come due componenti le due derivate parziali di omega, la prima rispetto a 1, la seconda rispetto a 2. Che cos'è? È il gradiente di omega. Quindi questo qua si può scrivere teta e moltiplica il gradiente di omega più x ortogonale, oppure x ortogonale più gradiente di omega, ovviamente è la stessa cosa. Ok, ovviamente cambierà qualche cosa anche nelle tensioni, queste quantità saranno ancora tutte quante nulle, e la tau ovviamente cambierà, e come cambia? Cambia così. Questo era il vettore, no, che ci esprimeva la gamma, bene, a meno della teta naturalmente. Quindi qui non abbiamo solo meno x2, ma abbiamo anche la derivata di omega rispetto a 1 più, e qui la derivata di omega rispetto a 2, cioè questo è gθ che moltiplica gradiente di omega più x ortogonale. Cioè prima era semplicemente gθ per x corto ortogonale, adesso c'è anche il gradiente di omega. Va bene? Ci siamo? Bene, prima queste equazioni erano automaticamente soddisfatte, adesso dobbiamo verificare. Quindi io devo cancellare l'ok e poi eventualmente rimetterlo, qualora siano automaticamente soddisfatte. E allora, la prima equazione ci diceva che la tau non dipendeva da x con 3. Beh, effettivamente la tau non dipende da x con 3, questa è l'espressione della tau. La tau dipende dal gradiente di omega, omega abbiamo detto dipende da una funzione solo di x1 x2, e dall'x ortogonale, che ovviamente è un vettore che contiene x1 x2, no, quindi non dipende da x con 3. Quindi effettivamente la derivata di tau rispetto a è ancora 0, quindi questo è ancora ok. Bene. Dobbiamo verificare adesso che la divergenza sia nulla. Vediamo che succede. Vediamo che succede. La divergenza, ricordiamo, significa questo derivato rispetto a 1 più questo derivato rispetto a 2. Bene? Uguale a 0. No. Questa equazione, voglio dire, poiché il sigma 1 3 e il sigma 2 3 sono dati da questa espressione, alla fine a meno del gθ, deve succedere che la derivata di questo, tutto rispetto a 1, più la derivata di questo, tutto rispetto a 2, deve essere uguale a 0. Ci siamo? E quindi questa equazione alla fine ci fornisce questa condizione. Allora, quando facciamo la derivata di questo tutto quanto rispetto a 1, quando deriviamo rispetto a 1, ovviamente x con 2 derivata rispetto a 1 è 0. Ma questo non è 0, è la derivata seconda di omega rispetto a 1. E a questa bisogna aggiungere la derivata della seconda componente di questo vettore rispetto a 2. Allora, quando facciamo la derivata di x con 1 rispetto a x con 2, come al solito è 0. Ma questo non è 0. Cioè la derivata seconda di omega rispetto a 2. Cioè, che significa? Significa che questa equazione non è automaticamente soddisfatta. Dipende da come è fatta omega. Cioè omega deve essere, omega che è definita qua dentro, che sta qua dentro, deve essere tale da avere, da soddisfare questa condizione. Questo è un operatore differenziale molto, molto noto per voi, è il Laplaciano. Il Laplaciano di omega nella generica sezione retta della trave deve essere nullo. Beh, questa è la condizione che deve soddisfare questa funzione omega di ingobbamento che abbiamo introdotto. Va bene? Ci siamo? Quindi non è automaticamente soddisfatto come nel caso della sezione circolare precedente. D'altra parte, voglio dire, abbiamo introdotto una funzione che è una funzione, se volete, incognita, e dovremo trovare delle equazioni che risolvendole ce la devono fornire.
cioè devi usare questa funzione quantica. Mi sono spiegato? Bene, andiamo sul mantello. Voglio dire, sul mantello già abbiamo capito che la condizione non era automaticamente soddisfatta, proprio perché appunto non potevamo più scrivere questa formula qua per la normale. La normale sarà normale, dipenderà, non è certo allineata con la x in generale. Bene. Allora, però ovviamente la condizione diciamo sulla, cancello anche questo così prendo un po' di spazio. La condizione sul mantello è naturalmente la stessa, tau scalare n uguale a 0. Tau scalare n uguale a 0. Allora la tau è data da questa espressione qui, ok? Quindi possiamo scrivere tau, cioè g theta, che moltiplica gradiente di omega più x ortogonale scalare n uguale 0. Questa è la condizione qui. Bene, naturalmente noi ci aspettiamo che questa quantità è 0, non perché né g né theta sia 0, quindi chi deve essere 0 è questo deve essere 0, d'accordo? Quindi possiamo limitare l'equazione e scrivere semplicemente gradiente di omega scalare n più x ortogonale scalare n è uguale a 0. Bene. Guardate questa x ortogonale, la potete scrivere come e3 vettore x. Se voi avete un vettore x, mettiamo che sia questo il vostro vettore x, bene, e3 è il vettore ortogonale al piano della lavagna, bene, lì il vettore x abita nella sezione retta della trave, la sezione retta della trave è sulla lavagna, bene. E3 è il vettore ortogonale al piano della lavagna. Se fate E3 vettore x, il risultato qual è? Sarà un vettore ortogonale al piano E3x, cioè ortogonale a questo piano qui, va bene? Rotato in senso antiorario, va bene? Così. Questo è l'E3 vettore x. Riguardate, dato che l'E3 è un versore, quindi ha norma 1, la lunghezza di questo vettore, anche se nel mio disegno magari non appare, ma la lunghezza di questo vettore è identica alla lunghezza di questo vettore, è identica, quindi questo dei tre vettori x altro non è che quello che noi abbiamo sempre chiamato x ortogonale, ok? Per cui in questa equazione possiamo riscriverla così, la riscrivo così: gradiente di omega scalare n è uguale a meno e 3 vettore x scalare n. Va bene? Ancora, prodotto triplo, prodotto triplo, possiamo un po' scambiare le posizioni di questi vettori, le famose proprietà del prodotto triplo, e possiamo dire che il gradiente di omega scalare n è uguale, se guardate, possiamo fare così, è uguale a x scalare e3 vettore n. Cioè, ho scambiato, guardate, la posizione tra la n e la x e ho dovuto cambiare il segno, naturalmente. Ma le tre vettore n è l'ortogonale della normale, ma sul contorno della trave, della sezione retta della trave, l'ortogonale alla normale è la tangente al bordo, ok? E quindi questa qua la possiamo scrivere come il gradiente di omega scalare n è uguale a x scalare t, ovviamente sulla frontiera. Va bene? Allora, alla fine abbiamo ricavato
dall'equazione indefinita di equilibrio, questa equazione di campo per omega, questa equazione differenziale che è la Laplaciana. Dalle condizioni al contorno, questa condizione al contorno sul gradiente di omega. Bene. Allora, questa si chiama l'equazione di Neumann per il problema di Laplace. È un Laplaciano, va bene? Con condizioni al contorno sul gradiente, cioè sulle derivate della funzione. Ok? È il problema di Neumann. Neumann è scritto Neumann. Beh. Il problema di Neumann è per l'equazione di Laplace. Allora, guardiamo un attimo. Allora, vabbè, da un punto di vista matematico si può dimostrare che se la condizione al contorno è opportuna su questo problema, la soluzione esiste ed è unica a meno di una costante. Si può facilmente verificare che questa condizione al contorno opportuna è soddisfatta nel nostro caso, cioè voglio dire, nel nostro caso effettivamente è facile, ve lo potete vedere anche sugli appunti, ma non lo voglio ricordare. Bene. È facile verificare che la condizione per, come dire, assicurarsi l'esistenza della funzione omega che soddisfa questa condizione al contorno con questa equazione di campo è soddisfatta, quindi sicuramente esiste la soluzione ed è unica a meno di una costante. A meno di una costante. Va bene? E questa soluzione, però, questo è quello che volevo dirvi che ci può interessare molto. Questa soluzione, se guardiamo bene, guardiamo le due equazioni che abbiamo in mano in questo momento: Laplaciano di omega nella sezione uguale a 0. È un'equazione. L'altra equazione è che il gradiente di omega proiettato lungo la normale deve essere uguale a x scalar t, va bene? Sulla sezione. Cioè, quello che entra in gioco in queste due equazioni è semplicemente la forma geometrica della sezione. Entra in gioco solo questo. Ovviamente non entra in gioco il valore del momento del centro, non c'è nulla, non entra in gioco il materiale che costituisce la nostra trave, la G non c'è più qua dentro, lo vedete? È un fatto che dipende squisitamente dalla forma, dalla geometria della sezione. Quindi quando voi avete una sezione, una figura, va bene? Potreste risolvervi a prescindere queste equazioni e trovare questa funzione di ingobbamento per qualsiasi sezione. Ovviamente non è sempre semplice, però si può provare a fare. D'accordo? Quindi l'ingobbamento, cioè questa funzione che abbiamo introdotto qua, no? Che definiva la terza componente dello spostamento, è una funzione che dipende esclusivamente dalla geometria della sezione, a prescindere dal materiale che compone la trave e a prescindere dall'applicazione del momento torcente. Ok? Quindi è un problema geometrico che si può comunque risolvere, problema di Neumann. Bene. Ok, e immaginiamo di aver risolto questo problema e avere la funzione omega, d'accordo? Bene, una volta che abbiamo la funzione omega a disposizione, che cosa ci resterebbe da fare? E ci resterebbe ancora da verificare quello che abbiamo cancellato e stava esattamente in questa zona qua della lavagna prima, quando abbiamo spiegato la sezione circolare. E cioè dobbiamo verificare che la risultante, no, di tutte le tensioni tangenziali sia zero e che il momento risultante sia il momento torcente. Ok? Ed è quello che vogliamo fare adesso. Allora, quindi, avendo dimostrato che V è uguale a 0, ora dobbiamo dimostrare che il momento torcente invece non viene 0, ma sarà l'equazione che in qualche modo ci potrà fornire il valore della teta, dell'angolo di torsione. Il momento torcente, MT, a che cosa è uguale? Ce lo ricordiamo, è l'integrale sull'area di x con 1 sigma 2 3 meno x con 2 sigma 1 3 in dA. Ok? L'abbiamo scritto già varie volte questa cosa. E questa è molto più semplice di dimostrare che V è 0, perché basta andare a sostituire a sigma 2 3 e sigma 1 3 le espressioni che ci sono venute prima. Bene. E quindi lo facciamo, questo ci verrà l'integrale sull'area di che cosa? Di x con 1 che moltiplica
c'è un g theta davanti a tutti, a tutto, quindi lo metto subito anche fuori dall'integrale, g theta, x con 1 che moltiplica. Allora, sigma 2,3, sigma 2,3 sarà x con 1 più omega derivato rispetto a 2. Ok? Poi abbiamo meno x con 2 che moltiplica la prima componente, sigma 1,3, la prima componente, meno x con 2 più omega derivato rispetto a 1. Allora, a che cosa è uguale? È uguale a g theta integrale sull'area di che cosa? Allora, avremo, aprendo le parentesi, x con 1 quadro, poi abbiamo x con 2 quadro, poi abbiamo x con 1 omega derivato rispetto a 2, e poi abbiamo meno x con 2 omega derivato rispetto a 1. Ovviamente l'integrale in dA di x1 quadro e x1 2 quadro è il P, il momento polare di inerzia, questa sezione. Quindi questa cosa la possiamo scrivere come g theta che moltiplica p più l'integrale sull'area di x con 1 omega derivato rispetto al 2 meno x con 2 omega derivato rispetto al 2 in dA. Tutta questa quantità qui viene indicata con JT, fattore di rigidezza torsionale, JT, e in maniera tale che alla fine abbiamo che tutto quanto è G theta JT. E come al solito così abbiamo chiuso completamente il problema, perché tramite questa equazione noi possiamo ricavare theta come momento tangente diviso g jt e il problema è completamente risolto. Va bene? Allora, riguardiamoci un attimo i passi. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo introdotto la funzione di globalmento omega nella terza componente dello spostamento. Questa funzione di globalmento omega deve soddisfare queste due equazioni. Questa è l'equazione di campo, questa è la condizione al contorno, vedete? Ok? E arrivati a questo punto, voglio dire, senza neanche andare avanti, noi possiamo, come dire, risolvere questo problema, che è il problema di Neumann, abbiamo detto, è un problema puramente geometrico, dipende solo dalla forma della sezione, e possiamo ricavare omega. A questo punto sappiamo omega com'è fatta, sappiamo la funzione omega, diventa nota. Una volta nota la funzione omega, possiamo finalmente entrare in questa formuletta qua del momento torcente. In particolare possiamo andare a calcolare direttamente questo JT come il momento polare di inerzia più questo integrale qua, che ovviamente si può fare una volta che noi conosciamo l'espressione della funzione omega. Se conosciamo questa espressione possiamo fare questo integrale, e ricavare JT. Fattore di rigidezza torsionale. Noto GT, ovviamente possiamo risolvere questa equazione rispetto a theta e ricavare l'angolo unità di torsione, che sarà data dal dato, cioè del momento torcente applicato, no? Il dato di sollecitazione noto, diviso materiale, forma della sezione geometrica. E così si chiude il problema della torsione per la sezione generica. Va bene?